Oggi come oggi è proprio un mese che noi non abbiamo né notizie, non sappiamo nulla dei nostri cari. Appunto oggi abbiamo l'occasione, abbiamo il sostegno dell'aula consigliare, perché a noi il silenzio non basta più. Vogliamo dei fatti concreti, vogliamo delle risposte, vogliamo i nostri uomini, la nostra famiglia, vogliamo i nostri 18 pescatori liberi, più oggi che domani. Perché il tempo è passato ed è passato troppo, adesso basta. Quindi oggi cerchiamo, da oggi occuperemo appunto questa aula che diventerà la nostra casa. Oggi avete parlato con Vita Martingiglio, che cosa vi ha detto? Giustamente l'abbiamo riempita di domande per sapere delle risposte. Speriamo che il tempo sarà l'unica dimostrazione delle loro e della sua parola. Speriamo a dei fatti concreti, dei fatti che devono arrivare al più presto possibile, perché noi siamo stanchi e lo saranno anche i nostri uomini che sono sequestrati L'ultima volta che ha sentito suo marito? lì. Il 1° settembre, di mattina. Poi la sera è stato sequestrato, è stato preso e quindi io non ho notizie di mio marito da un mese. Non so mio marito dov'è, non so come sta. Non abbiamo ricevuto neanche una telefonata. Non ho notizie da lui da un mese. Cosa gli hanno chiesto i familiari dei pescatori? Ovviamente i familiari chiedono rassicurazioni e chiedono sicuramente una data oggi certa per il rilascio, data che ad oggi purtroppo ancora non è possibile neanche stabilire, però sono fiduciosa perché ogni giorno si fanno dei passi avanti a livello diplomatico per chiudere la questione e portare a casa sia i nostri marittimi sia le imbarcazioni. Ha parlato di Conte non solo come politico, ma come persona. Sì. Che cosa ha detto? Ho detto che io che ho la possibilità e la fortuna di conoscerlo al di là del ruolo istituzionale, ho avuto la possibilità anche di poter constatare le grandi doti umane della persona, di Giuseppe Conte, non del presidente Conte. E lì gli ho rassicurati dell'impegno e della vicinanza del presidente per come lo conosco e per la sensibilità che in questi 2 anni e mezzo ha dimostrato. E quindi mi sento oggi di rassicurare i marittimi dicendo che il governo, ma soprattutto il presidente, è al loro fianco in questo loro grido di disperazione per riportare a casa i familiari.